Buonasera, sono Laura Antichi. Oggi vi presento come costruire un ebook utilizzando Book Creator, un'applicazione online per mobile per iPhone e iPad. L'utilità di Book Creator è molto interessante nella didattica a distanza e nella didattica digitale integrata. Rende disponibili contenuti multimediali online in forma motivante, favorisce l'azione partecipativa e produttiva degli studenti. Si possono creare libri, presentazioni, album fotografici, manuali, storytelling, fumetti, digital portfolios, giornali. Si possono aggiungere immagini, testi, suoni, adesivi, stili, layout, anche a fumetti. Permette la modifica dei colori e degli sfondi. Si possono creare librerie, una per il free, con libri da condividere in scrittura. Di default è presente l'elenco dei libri prodotti e nel momento in cui vengono pubblicati possono essere condivisi in lettura nel web. Ora andiamo a vedere gli usi didattici nella didattica EAS. Nel momento preparatorio potrebbe essere l'utilizzo di Book Creator di grande utilità per presentazioni e tutorial che il docente predispone per gli studenti. Nel momento operatorio può essere scelto dagli studenti come artefatto del lavoro di gruppo per riassumere le attività, per presentare e pubblicare i prodotti. Nel momento ristrutturativo può rappresentare lo storytelling dell'attività della classe, il giornale delle attività svolte, la lesson a posteriori. Ora andiamo subito a collegarci all'applicazione. Scriviamo nel browser Book Creator e clicchiamo sul primo risultato che ci viene restituito. Qui andiamo a fare il sign in e ci chiede di accedere con Google, con Microsoft, con il codice QR e con Clever, che è l'account praticamente della scuola per quanto riguarda gli studenti. Per quanto riguarda l'accesso degli insegnanti, ci chiede di accedere con Google, accedere con Microsoft o accedere con Mail. Accedo con Google, mi chiederà di scegliere l'account di Google con cui voglio accedere, lo scelgo e questa è la mia dashboard con i miei libri che mi viene subito fornita. Vado nel pannello di controllo dell'insegnante e vedo le mie biblioteche e la biblioteca, le mie biblioteche con i miei libri e la biblioteca che ho precedentemente creato, che si chiama L'Antichi. Potete creare una biblioteca cliccando su Crea una nuova biblioteca e dando un nome a questa biblioteca. Con il free ne potete creare soltanto una. La differenza tra i miei libri e la biblioteca che ho creato è che i libri che sono nella parte personale, quindi privata, possono essere, se pubblicati, poi condivisi in lettura. Invece i libri che sono presenti nella parte, nella biblioteca, creata, da me, possono essere, condivisi anche in scrittura e si può dare l'accesso quindi a questa biblioteca anche agli, studenti. Ecco, questo è tutto riguardo alle mie biblioteche. Posso andare a creare nuovi libri, tanto nei miei libri quanto nella biblioteca che ho creato. I libri comunque possono essere spostati, ad esempio, dai miei libri
nella biblioteca. Esempio, prendiamo dai Promessi Sposi, il libro, allora faccio copia del libro e mi dice in quale biblioteca lo voglio copiare. L'antichi, quindi vedete comparire i Promessi Sposi nell'antichi, nella biblioteca, adesso è comparso, nella biblioteca che avevo precedentemente creato. Vedete che è possibile quindi mandare un codice di invito per questi libri, ma vedremo tutto dopo questo. Andiamo di nuovo nel pannello di controllo dell'insegnante, come vi dicevo, andiamo ora a creare un nuovo libro, che possiamo farlo tanto nei miei libri quanto nella biblioteca creata. Ora vado a creare un nuovo libro nei miei libri. Clicco sui miei libri, nuovo libro. Mi dà la possibilità di scegliere la forma del libro, verticale, quadrato, orizzontale, verticale, fumetto, quadrato, fumetto, orizzontale, fumetto. Scelgo quadrato, fumetto, vado, questa è la copertina quindi del mio libro, che vado a settarlo, scelgo i pannelli, questi, e posso inserire nei pannelli, potrei inserire anche un video, posso inserire e inserisco un'immagine, posso trovare l'immagine con la ricerca in Google oppure dal mio computer in file o con Drive. Vado in file perché così sono sicura di scegliere di avere delle immagini che possono essere senza copyright, quindi apro l'immagine, mi dice come la sta in caricamento l'immagine. Così nella zona sottostante poi metto un'altra immagine che carico ancora da file dal mio computer, dal mio PC e metterò questa, apre. Ok. E quindi la sta caricando. Aggiungo andando nel più del testo, metterò un title, potrei il title digitarlo, posso digitarlo oppure posso dettarlo con il microfono. Lo scrivo. Molto interessante questa funzione del microfono perché permette agli studenti più piccoli di scrivere senza saper scrivere oppure a quelli che hanno difficoltà di scrittura di avere il testo scritto. Naturalmente posso formattare, come vedete, mettiamolo in grassetto e poi clicco su fatto. Il testo può essere poi cambiato, può essere modificato, come vedete ingrandito, andando in I, lo posso quindi anche posizionare in maniera diversa e posso cambiare il carattere. Vabbè, mettiamo questo, ma mi piaceva di più questo. Oppure questo, come cercate quello che meglio vi soddisfa. Poi sempre il testo posso cambiare il colore, lo scelgo, lo metto giallo, si vede un po' poco, ma era per farvi vedere la funzionalità, era meglio prima. E così aggiungo del testo sotto, questa volta però. Il testo sarà un testo normale, quindi vado in text e aggiungo il testo oppure l'ho detto e scriverò la mia città. Fatto, il testo sarà molto piccolo e lo trasciniamo qui sotto e lo andiamo naturalmente a ingrandire.
attraverso la funzione I, la mia città, posso cambiarne il colore, lo scelgo giallo sempre, e posso, come vedete da qui, mettere uno sfondo per evidenziarlo. Bene, posso poi inserire dalla I una pagina, uno sfondo e quindi un background per la pagina, inserisco questo e ho quindi costruito la mia copertina del libro. Ora andrò ad aggiungere una nuova pagina o con la freccia pagina successiva oppure la pagina. Ecco, questa è la nuova pagina. Bene, creiamo la seconda pagina. Andiamo nella I, mettiamo uno sfondo, possiamo metterne uno a colori, con dei colori a tinta unita, per esempio giallo, oppure possiamo aggiungere della carta, per esempio a righe o a quadretti, come vedete. Possiamo aggiungere dei motivi. Eccetera, eccetera, con tutte le provate, tutte le funzioni possibili. Io la metto carta, tanto per far vedere le righe, e poi con il più posso aggiungere media e posso importare delle immagini, dei file un import, oppure registrare, oppure usare la penna, inserire del testo e registrare in voce. Ora mettere un audio. Usiamo la penna, posso usare questa penna, scegliere il colore della penna, ad esempio, scelgo questo colore a righe, e mi dice inizia a disegnare. E mi dà la possibilità di scegliere tra delle immagini che possono essere ecco, la scarpa ad esempio. Su quell'immagine ho disegnato, ho potuto scegliere la scarpa. Posso iniziare a disegnare ancora scegliendo qualche altro oggetto simile, quindi per chi è molto inclusivo, per chi non sa disegnare, che permette quindi agli alunni di trasformare quelle che sono delle linee in disegno. Proviamo a scegliere un altro colore, ad esempio. E vediamo che cosa ci propone. Ecco, dei pesci. Ok, molto bene. E quindi ho realizzato la seconda pagina con i disegni. Clicco su fatto e quindi aggiungo una nuova pagina, o con il più oppure con pagine. Scelgo anche in questo caso uno sfondo, ad esempio uno sfondo a fumetti, scelgo questo, ok, e posso con il più in media, ad esempio, importare un'immagine o una mappa, oppure un'immagine da file, oppure da drive, un file da drive, oppure incorporato, quindi con codice HTML. Aggiungo un file, sempre dal
computer, aggiungo questa immagine, è in caricamento il file, come vedete, posso posizionarlo come voglio, spostarlo, aggiungo un discorso o un pensiero, ad esempio un discorso. Aggiungo poi, non lo faccio dentro il testo perché risulterebbe troppo piccolo, lo aggiungo con il più il testo, text, e potrei anche quindi il testo registrarlo e me lo tradurrebbe in testo. Aggiungo, sono Laura. Fatto, posso naturalmente, settarlo. Fatto, il testo lo trascino dentro la bolla, poi sempre andando in i lo posso alla solita maniera ingrandire, adattare in maniera quindi adatta e così ho creato un primo dialogo dentro la terza pagina. Su questa terza pagina voglio ora aggiungere una registrazione. Vado in aggiungi elementi, media e clicco su registra. Come vedete ho inserito l'audio, che è questo. Buongiorno, sono Laura Antichi. Vi mando un saluto. Posso spostare adesso l'audio qui. Vado ad inserire ora una nuova pagina. Vado nella I, scelgo un giallo come background e ora qui andrò ad inserire un video. Ho inserito quindi il video. Come potete vedere, adesso andiamo a vedere se è andato. Un ulteriore saluto, questa è sempre una prova. Ciao a tutti!
Ora proviamo ad inserire delle forme. Da forme, dal più, forme, inseriamo ad esempio un bottone, un'ellisse. Qui lo rimpiccioliamo. Possiamo, tiro un po' in giù, sempre lì cambiare il colore. Come vedete, lo lascio rosso per mettere in evidenza queste immagini. Posso inserire anche sempre delle forme con il più, forme. Posso inserire quindi una stellina. Anche questa stellina la posso rimpicciolire e cambiare di colore. La facciamo anche lei rossa. Un'altra interessante funzione è la lettura del libro, molto inclusiva. Quindi vado in Leggi libro e mi leggerà tanto i testi scritti quanto gli audio e i video. Vediamo come procede. Clicco sulla freccina. Leggimi. Mantova, la mia città. Sono Laura. Buongiorno. Sono Laura Antichi. Vi mando un saluto. Un ulteriore saluto, questa è sempre una prova. Ciao a tutti. Sei arrivato alla fine del libro. Leggi di nuovo. Realizzato con Book Creator. Poi posso andare su impostazioni e quindi vedere le pagine affiancate, sottolineare le parole, eccetera, eccetera, ma soprattutto potrei settare anche la velocità di lettura del libro, sempre per un'azione altamente inclusiva. Ritorno ora nei miei libri. La mia città. Se vado nelle opzioni di condivisione, posso pubblicare il libro online, scaricarlo come ebook o stampare. Pubblica online. Do un titolo al libro, metto prova. L'autore mi viene già settato, pubblica libro. Quindi mi dice che il libro è stato pubblicato. Ho la possibilità anche di leggere il libro online, di copiare il link per la condivisione pubblica negli appunti. Quindi copio il link e i miei alunni o quelli con cui voglio condividere possono leggere questo book che è stato pubblicato. Posso anche interrompere eventualmente la pubblicazione e leggere online il libro. Leggi online. Leggimi. Mantova, la mia città. Sono Laura. Buongiorno, sono Laura Antichi. Vi mando un saluto. Ecco, interrompo la lettura ora. Vabbè, perché l'abbiamo già visto che possiamo come risulta la lettura.
Quindi vedete che il libro si chiama Prova di Laura Antichi. Ora duplico questo libro che ho appena creato, Mantova, la mia città. Copia libro. E lo sposto nella mia biblioteca L'Antichi. Vedete che è stata quindi che è stato copiato qui. Adesso lo sta caricando e mantiene un'altra l'originale. Nei miei libri, quindi una copia è stata spostata in L'Antichi e l'altra è stata mantenuta nei miei libri. Vado ora in condividi, opzioni di condivisione, e vedete che posso quindi pubblica online. Quindi anche la copia prova. Posso anche cambiare il titolo, la mia città. Pubblica libro. Il tuo libro è stato pubblicato. Come abbiamo visto prima, copia il link per la condivisione pubblica negli appunti, leggi online oppure interrompi la pubblicazione. Posso, da qui e quindi nella biblioteca L'Antichi, settare collabora. Quindi con la collaborazione in tempo reale più autori possono lavorare allo stesso libro contemporaneamente. La collaborazione è disponibile per i piani a pagamento, ma puoi fare una prova di 14 giorni. Quindi inizia subito la prova gratuita, se vogliamo la collaborazione in tempo reale. Comunque, posso mostrare un codice di invito, quindi qui ho un codice di invito e condivido questo codice con altri studenti e insegnanti per permettere loro di creare libri in questa biblioteca e di leggersi a vicenda. Posso far scadere anche questo codice quando lo ritengo opportuno. Comunque questo codice non va condiviso sicuramente sui social. Chiudi, quindi invita alla biblioteca con il codice. Quindi gli altri utenti potranno iscriversi come studenti e poi potranno qui nella biblioteca L'Antichi postare anche i loro libri. Quindi mi sembra che questa applicazione online e da mobile possa essere utilissima perché gli studenti diventino autori dei propri libri e imparino anche a vedere come si costruisce un ebook online e possano anche fruire di ebook appositamente fatti, creati per loro dagli insegnanti. Infatti, vi volevo far vedere questo,
sui promessi sposi che avevo fatto con quindi lo spoglio. Questo è quindi disciplinare. Vedete? Le immagini le ho create io, quindi anche loro potrebbero creare delle immagini. E quindi finisce tutto con un video che spiega che cosa devono fare gli studenti. Buonasera.